Bravo. Ope, Xaragen. Xaragen. Com'è? Buono. Si può fare, ok. Si può fare. Ok, no, il Misso pilastro, Peppe Chan. Ok. No. That's right. No, 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 non inquadro il una cosa il bicchiere. No, 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 no. Oh! No, che cazzo! E se cazzo? È troppo bello. Uipa! Uipa! Lo chiamiamo A chi? A una persona, un autore. A un autore. Natura. Tuo padre, Peppe. Oh, beh, tu Luana! È lui? Ha risposto, ha risposto. Ah, allora Vincenzo, vai. C'è Vincenzo Comunale. Niente. Ah, allora, perché Marco vorrebbe fare una consulenza. Però lui è autore. Lo ha no! No! Yeah. Sì, mo sta Marco Gritelli. E quindi? Fa la consulenza autoriale. Ah, ok. Fatto zeli. E lei, o nome è lei? Sergio, Sergio. Niente, aspettiamo. A chi? Aspettiamo chi Non devi fare dirette, no, porca puttana! No, non devi si dico, fare. No, ah, non si dico maledizione. Non questo va dopo che abbiamo fatto la puntata. Sì, okay. No, allora, Peppe Channel, bentornato al Peppi Night. Siamo molto contenti che tu sia qui. Grazie. Stasera ci un po' che. Ok. Non fare allora, dirette. No. Stavi chattando col tuo fidanzato? No. Con chi? Stiamo capendo, stiamo aspettando, ma è un'intervista proprio. No, sono via anteprima. Stiamo aspettando che ci iniziamo a truccare. Anche a me? Sì, se vuoi ci trucchiamo. Ok. Vabbè. Saluta. Un bacio. Fatti scappare, fallo. Ma che le dico? Voglio dire una cosa a tutte le donne che stanno sui social si mettono nude e dicono ma questi gli uomini ci guardano e che si ma strunze. No, non si può dire perché oddio strunze. No, si può dire strunze, si può dire. Strunze si immagina strunze in merda. No, si può dire. Una diretta su. No, non è diretta, è un video. È un video. Questo è Disney Peppe Chan. Ok, allora e star e come fai? Non c'è qualche telefonata? No, stiamo a vedere. Telefono, ma non l'ha suonata mai. Siamo per fare vuoi dire questa cosa? Vedi se va bene. Va bene. Voglio un buonasera a tutti. Madonna, che acte ne fa che la va. C'è una barba proprio. Cioè, ma sai perché? Perché tu c'hai la faccia del bravo ragazzo. Ragazzi, ma non, si, non mi perdete la. No, tu. Come si rimane quando dice mamma panino qua portatello, poi torna a sta casa sta mortadella, ti dà un atto unico. Che genialità! E per il secondo tempo c'è un monologo di Vincenzo. Che genialità! Abbiamo due genialità diverse. Due. Peppe Canale. No, Channel! Ah, scusami, perdonami. Ma Elisabetta Channelis, quindi è una parente. Ma l'hai saputa la notizia? Quale? Ma si può dare, secondo te, in anteprima? Non lo so, dipende dalla notizia. Non lo so. Allora, però il quadro è un po' profondo. Aspetta! Aspetta, non rovinare la. Voglio dare la notizia in anteprima. Ma dipende quale notizia. Ma no, non hai saputo niente? No, non lo so. Che mi sposo con? Sposi? Con chi? Con? Non lo so. Belen? No. Con Belen? No. F. F. Federica. Brava! Chi è Federica?
Federica, la nostra redazione. Federica Channel. Federica Channel. Quando lo capro comunque. Ti piace Federica? Sì, sì. Sì, sì. Fare il telegiornale e dirò questa notizia. già mi sono dichiarato. Ti sei già accoppiato? Oh, già no, mi sono dichiarato. Amici pure si stanno. Stanno parlando. Stanno parlando del matrimonio tra me e Federica. Ah, me l'ha detto Federica. Lei è una conta. Come la vedi questa notizia? Secondo me siete molto allineati. Sì. Potrebbe andar bene. Ok. Non ti conosco bene lei, vabbè, però. Però lì si vede che. Vediamo come va. Andrà mi bene. Dovreste frequentare un po' e poi eventualmente. Già ho detto. Tutto così surreale. Due figli. Tu già hai due figli? Ho una certa età. Vabbè, te li porti bene. Farlo con la provocazione. No, aspetta. Ma si può dire che è la mia età? Questo dipende da te, ma io non lo direi. Oh, guarda chi c'è, okay. No, e a me interessa mia moglie. È Federica, è ora chiamiamo Federica. Vediamo. Ma la chiamiamo urgentemente. Federica dov'è? Va. Un sacco pure ogni tanto. Un sacco di sera, uno per con un altro. Ma tu l'hai saputa la notizia? Sì, l'ho saputa, sono venuta a proporre come testimone, ti ho detto. Ah, sì. Va bene? Con Mara. E fa una bussarella. Una bussarella. Una bussarella, pure una bussarella. Da testimone, sì. Ma è da amicizia, non è da testimone. No, è da testimone. Ma già con Mara Ranello. Rossella, lo compare da no. Testimone sei tu. Testimone. Ah, pure io, dai, faccio. Lei fa gli anelli. Io faccio gli anelli, sì. Perfetto. Ci tengo. Okay. Per tutta la vita. Un attimo, però, diciamo, volendo risolvere la storia così. Vai, no, e devo passare proprio. Senti, ma mia moglie che. Sta al botteghino, sta faticando, dici, ma capito? Ok. Così fai soldi e vi sposate e fate un matrimonio okay, pieno di soldi felici. Saluta. Ciao a tutti. Beppe, ditelo voi. Come è la canzone, però? Perché non mi ricordo bene il testo. Come fa? E se ne va. La capolista se ne va. Grande Beppe. Mamma mia. Comunque io sono amico anche di un amico tuo. Sì, amico, Gianni Marino. Ma tieni sti belli compagni. che vuoi dire a Gianni? Te lo saluto con tanto affetto e lo voglio tanto bene. Grazie. Allora, siamo in compagnia di Lidia. Hai saputo la notizia? No. Che mi sposo. Ma complimenti, auguri. E non domandi con chi? Con chi? Con Federica. Federica chi? Federica si sposa con te? Auguri, complimenti, doppi. Come avete questa coppia? Benissimo. Secondo me la notte farete faville. Saluta. Ciao amici, un bacio dalla più bella. Allora, stiamo in compagnia di un grande personaggio, Vicenza a Sacchetto. Buonasera, voglio buonasera. Che non cosa buonasera. Vuoi dire? Come fa? Ci siamo trovati da Sapurdo e stiamo qua. Stasera? Stasera ci divertiremo. Ci divertiamo. Siamo carichissimi, siamo. Sei carico? Carichissimo. Senti, vuoi dire di dove sei? Rocca Monfina, provincia di Caserta. Ah, ok. Saluta a tutti quanti. Un bacione da Vicenza Sacchi. Allora, stasera siamo carichi? Carichissimi al 100% con Vicenza Sacchetta e Peppe Ciani. Ciao. Ciao, voglio un bacione. Grazie. Allora, aspetta, stiamo a Teatro Troisi con dei bandi giovani e si deve capire perché tutti quanti avete la stessa cravatta, perché? Siamo, siamo della band. E viva San Giovanni! Ah, okay. Ciao!
Grazie, sento una mia grande mangioia. Ciao. Perché è particolare. Mia moglie è tornata. Ecco, ti ho chiamato, rimani in linea, una, mi date il microfono. Per favore! Mettiamo in viva voce. Allora ragazzi, io sono qui al telefono con una delle donne più sexy italiane che ha fatto impazzire chissà quanti maschi qua dentro. Chi è? Beh, Serena Grande. Guarda con quanti applausi, la donna che ha fatto impazzire tutti gli uomini. Chissà quanti calendari hanno avuto appesi, appesi, no? Sì, appesi. Sì. Ciao Serena, super! Ciao Serena! Sì, senti, una domanda, quando hai fatto quel film famoso con Tinto Brass, vuoi ricordare il titolo? Miranda, ragazzi, lei è una bellezza, no, non è stata sempre Monella. No, ecco, quando hai fatto quel film con Tinto Brass, ecco, ma tu ti sfogliavi nuda vicino a tutti? Non è vero? Infatti, quando verrai qui ci avrai tante azioni che non te lo puoi immaginare, tante tentazioni. Serena, vieni qua. Serena, allora vieni, sì, Canale 21, questo programma che ha un successo straordinario, tra l'altro con un comico attore che è bravissimo. Amore, parla in continuazione. Tu basta che ti alzi, metti un bel vestito dove si vede, non si vede, questo qui gli viene un collasso. Così fai? Questo applauso è per te, guarda. La porta di Napoli! Io ti mando un bacio e vedrai che nei prossimi... Quando la facciamo venire? La settimana prossima. E Serena, come? Ciao Serena! No, devi fare le cose calde, su. Serena, subito! No, non ti metto la calda. Serena? Serena, dove sei? Dove abiti? Sono Toscania, vicino a Roma. No, ma non c'è da Roma, bene. Ah, ce la possiamo fare, qui siamo in Campania. Ce la fa, ce la fa. Allora, la settimana prossima verrà. Facciamo con Cattani dalla nostra produzione. La produzione? Io avevo proposto, perché prima mi era uscito il numero di Paris Hilton. Ecco, quella vuole essere 100.000 euro per le mie. Però a volte lo so, scherza a parte, ma noi vogliamo Serena Grandi con tutta la sua sensualità. Serena la donna che ha fatto sognare tutti gli uomini italiani, donna. Un bacio, questo si sta uccidendo a colpi di soldi. Facciamo un bacio, Serena! Un bacio, Serena! Grazie! Cristiano, allora tu l'hai chiamata! E noi abbiamo un mantra, una cosa che ha scritto un autore importante, non quanto te, ma più me. Io ti ho detto chiamala. E l'ho chiamata. Adesso te la faccio ascoltare. Anthony!